Ci troviamo al Palatennis Tavolo Aldo De Santis di Terni, località Campitello. Si sta disputando la 26esima edizione di un trofeo internazionale di judo organizzato dalla Yamashita Giano dell'Umbria, che credo che sia questo uno dei più tornei più importanti a livello nazionale sicuramente. Allora, intanto partirei da Andrea Arena, che è il presidente regionale della FISILCAM, che è presente qui a questa manifestazione. Andrea, il judo a questi livelli è sicuramente un momento importante anche per la Federazione Umbra. Sì, quella organizzata dal maestro Parmigiano è una delle manifestazioni più importanti, se non la più importante a livello regionale. È l'unica tappa del Grand Prix che abbiamo il piacere di ospitare qui in Umbria. Sebbene quest'anno ci siano stati dei problemi per via della data che è stata modificata rispetto a quello che era il calendario storico, abbiamo degli atleti di alto profilo, quindi è una vetrina davvero importante per quanto riguarda l'ambiente giuristico nazionale e anche internazionale, con degli atleti anche da altre nazioni. Quindi diciamo che è una gara molto importante, una manifestazione a cui noi teniamo parecchio come regione, come comitato regionale, che in qualche modo vorremmo rendere sempre più importante. È una vetrina che, come diceva Andrea Arena, è importante. È Lamberto Parmigiano che è l'ideatore, l'organizzatore, una delle persone più importanti del judo dell'Umbria, ma non solo del judo dell'Umbria. Grand Prix juniores e seniores, quindi circuito nazionale, quindi questa è una gara vera, una gara seria, una gara dove ci sono i migliori della classifica nazionale. Sì, senza dubbio. Questa 26esima edizione raccoglie il meglio del judo nazionale. Raccoglie, è la seconda tappa del Grand Prix junior e senior, anzi senior junior, dice l'edizione esatta è questa. Raccoglie atleti importanti, atleti che sono i probabili olimpici anche, non so, uno tra tutti mi viene in mente il 60 kg Manzi della Furci Sicolo, adesso in forza alle Fiamme Gialle, con l'allenatrice famosissima, l'atleta tra le più famose che l'Italia abbia avuto a livello internazionale, la Ilenia Scapin, due medaglie olimpiche. No, eccetera, eccetera. E il ragazzo del Furcisicolo, oggi in forza alle Fiamme Gialle, è un probabile olimpico alle prossime Olimpiadi. Quindi è una gara importante, come diceva il presidente Arena, una gara che è un fiore all'occhiello per la FILCAM Umbria. Non, come organizzatore non nascondo gli sforzi che l'organizzazione fa ogni anno e che sono sempre maggiori. Perché la nuova gestione della gara attraverso un applicativo importante che migliora sicuramente la gara stessa e l'andamento dei combattimenti e degli incontri, comporta un maggior investimento economico e che chiaramente io, pur ringraziando tutti i privati che ci sostengono, diciamo che la gara è in sofferenza da questo punto di vista, ecco. Però noi tenacemente insieme al presidente Arena la vogliamo portare avanti, la vogliamo portare avanti perché proprio crediamo per passione nelle nostre discipline, nel judo, nel karate. Ultima cosa che devo dire pubblicamente attraverso la vostra rete televisiva è che la gestione politica del Comune di Terni, che è appunto il commissariato, non ci ha aiutato quest'anno e ha aggravato ancora di più le spese organizzative di questo importante torneo. Speriamo di poterci rifare con la 27esima edizione. Ecco, 27esima edizione che potrebbe avere anche un'altra sede. Senz'altro dovrà avere un'altra sede, se dipendesse solo dalla mia volontà, ma io mi confronterò al momento opportuno col presidente Arena che mi sta ascoltando, col responsabile del settore judo, Leonardo Verini. Mi farebbe piacere riportare l'organizzazione di questa manifestazione, di questo Grand Prix, su Perugia, nel capoluogo, per ovvi motivi. Primo per motivi di spazio, questo palazzetto è accogliente, eccetera, ma comunque diciamo è piccolino, no? Per una gara così importante. Il Palo Evangelista sarebbe la locazione giusta. Dipenderà da una serie di fattori e di variabili, quindi dal calendario nazionale del prossimo anno, dalle tappe del Grand Prix.
no, che saranno sempre quattro, e vedremo di poter fare anziché la seconda. Chiederemo alla federazione, per mia voce, ma soprattutto per la voce del presidente Arena e del responsabile Perini del settore judo, chiederemo che sia magari la terza del Gran Prix e non più la seconda, quindi collocata, o la quarta collocata magari nella seconda, nel secondo semestre dell'anno. Oh, ecco, appunto, adesso sentiamo la risposta di Andrea, questo che l'abbiamo qui. L'impegno da parte del comitato è il massimo, anche perché avere gare di questo prestigio è importante per tutto il movimento. Insieme al vicepresidente, insieme a tutto il settore, faremo del nostro meglio per poter dar sempre più lustro, come dicevo prima, a questa manifestazione, magari inserire anche manifestazioni di rilievo, come delle gare master, come altre tipi di attività a livello nazionale, sempre nell'ambito della federazione, perché è un qualcosa che permette di dar lustro alle nostre discipline e poter diffondere in maniera ironica le nostre discipline. Sicuramente le richieste della federazione per poter organizzare eventi del genere sono piuttosto alte, perché come discipline olimpiche le richieste sono sempre maggiori e lo spettacolo è quello che fa la padrona, quindi faremo ancora più sforzi, ma questo non ci mette pensiero, assolutamente, perché sappiamo di aver dietro un movimento, di avere dietro tanta passione, tanta professionalità da spendere. Intanto è arrivato il responsabile, il presidente, cioè ricordiamo che la FIGICAM è divisa in settori, lotta, judo e karate. Per il judo, vicepresidente regionale, responsabile regionale, del giudice appunto è Leonardo Perini, il quale ovviamente è il primo a essere coinvolto in qualsiasi manifestazione che riguarda il giudo. Sì, diciamo che tutte le manifestazioni che sono sotto l'egida della FILCAM coinvolgono il settore, quindi non co-organizziamo insieme agli organizzatori, ma diamo il patrocinio e garantiamo alla federazione che tutta la manifestazione venga svolta in base ai canoni che la federazione ci indica. Certo, dicevamo prima con i nostri qui interlocutori dell'importanza della manifestazione e del fatto che l'impegno è tanto e che quindi probabilmente toccherà mettere in campo anche altre forze. Beh, questo è scontato, ogni anno è sempre più difficile organizzare. La federazione impone un livello di organizzativo importante, specialmente alle gare di questo livello, gare di Grand Prix. Infatti da parte mia, ma di tutta la consulta del settore, ci uniamo insieme per fare i complimenti a Lamberto, che come organizzatore è eccellente e quest'anno più degli altri anni ha dovuto faticare e sobbarcarsi di spese forse superiori quasi sicuramente all'introito delle iscrizioni per poter fare questa manifestazione. Una battuta a Lamberto, no? Giano dell'Umbria, insomma, questa storia nata a Giano che sta facendo un lavoro, cioè mai interrotta, no? Perché avete fatto, oltre alle gare, fate anche degli stage, ho visto, quindi. Sì. Diciamo che la mia passione per il judo mi ha portato a Giano dell'Umbria, esattamente a Bastardo di Giano dell'Umbria, all'osteria del Bastardo di Giano dell'Umbria, ben 26 anni fa. E lì abbiamo come dire, fatto radicare l'associazione sportiva, che ha avuto chiaramente, come tutte le associazioni sportive di provincia, alti e bassi per ciò che riguarda atleti di alto livello. Diciamo che i primi anni sono andati molto bene, nel senso che abbiamo avuto un gruppo agonistico importante che ci ha portato alla notorietà sul piano nazionale e anche in qualche circostanza internazionale. No, ricordo Fabio Andreoli, Andrea Baldini, Elia Plini, questi ragazzi qua, soprattutto Andreoli, che è stato anche atleta della nazionale insieme a Baldini. Ecco, questo successo dei primi 10 anni ha fatto sì che l'associazione sia ancora esistente, non dico senza difficoltà, in un posto di provincia come può essere l'Osteria del Bastardo. Il comune di Giano dell'Umbria ha 3.750 anime, no? Quindi voglio dire, insomma, forse solamente un passionale, anche da un punto di vista sentimentale, appunto, passionale sentimentalmente come me, poteva resistere lì rimettendoci anche i 10 euro di tasca, molto, molto francamente lo dico. Però io parto sempre dal presupposto, l'ho detto anche in conferenza stampa, c'era Leonardo insieme al sindaco Bioli, secondo me sono le passioni dell'uomo che governano le azioni dell'uomo stesso, l'uomo agisce a volte per passione,
indipendentemente dall'aspetto economico, perlomeno alcuni di noi sono così e mi auguro che siamo in tanti, insomma, ecco. Oh, adesso detta la dichiarazione importante di Lamberto Parmigiano, chiudiamo con Andrea Arena che deve invece darci appuntamento ad un altro evento che ci sarà tra qualche giorno a Perugia, credo. L'evento sempre organizzato dal Comitato Regionale Umbro, abbiamo il piacere e l'onore di organizzare i campionati di Jiu-Jitsu, i campionati nazionali di Jiu-Jitsu federali FILCAM, saranno sabato 19 e domenica 20 maggio al Palais Evangelisti, uno degli eventi prima di quello che per noi è l'appuntamento più importante, che sarà il Memorial Javerina nel secondo semestre dell'anno. Un Memorial Javerina che è quello che raccoglierà tutte le società, che sarà momento per far festa a quello che per noi è considerato il maestro dei maestri, sia del judo, il karate e anche per la lotta, quindi un personaggio ricordato da tutti, che è nel cuore di tutti noi. E noi ovviamente ci saremo a questi eventi con le nostre telecamere di Sport Incontri e del canale TRG, canale 11, Teleradio Gubbio. Tra gli ospiti interessati di questa competizione, di questa manifestazione, è Roberto Sabatini, che lui è un tecnico federale XEN, l'associazione Asakura Judo Ponte San Giovanni. Innanzitutto, Roberto, un giudizio sul valore tecnico di questa manifestazione. Beh, questa è una manifestazione di altissimo livello, diciamo, è una di quelle, un fiore all'occhiello per l'Umbria, è un grande impegno economico e organizzativo, però ci vengono atleti, migliori atleti da tutta Italia proprio per aggiustare la loro classifica nazionale, quindi il livello che si vede qui è veramente un'occasione per vedere il massimo del livello tecnico espresso dal judo italiano in questo momento. Ecco, tu sei con i tuoi ragazzi anche, no? Sì, sì, la nostra palestra ormai da 38 anni produce atleti, ma non solo, atleti, tecnici, animatori. Noi siamo radicati perché lo sport, anche se è agonistico, deve essere sempre educativo. Il valore dell'arte marziale, soprattutto del judo, che è uno sport, ricordiamoci, olimpico e quindi fa parte di una federazione, ha come punto importantissimo anche un cammino educativo. E quindi si diventa atleti, si supera la fase di atleti, si diventa tecnici, dirigenti societari, questa è la mission. Non poteva mancare una vedetta a questa grande manifestazione, è Elenia Scapin, che noi ricordiamo due volte bronzo alle Olimpiadi Atlanta e di Sydney. Di Atlanta e di Sydney, quindi un atleta di primissimo livello, adesso un tecnico federale. Lavora per le Fiamme Gialle, giusto? Sì. E ha portato qui degli atleti importantissimi che tra l'altro credo che stiano andando tutti avanti, mi pare. Allora, per Scaranzia diciamo che stiamo procedendo secondo i piani. Abbiamo con noi un rappresentante di punta che è Elio Spanzi, che sta affrontando adesso un cambio di categoria. Abbiamo appunto scelto questa occasione come una sorta di test per quello che può essere il suo nuovo percorso in questa nuova categoria. Già olimpionico a Rio, terza agli europei l'anno scorso e 2016 nella categoria dei 60 kg, ma insomma stava ben facendo già anche nel 66. Quindi stiamo preparando il 2020. Assolutamente, sembrano ancora così lontane queste Olimpiadi di Tokyo, ma in realtà sono molto vicine, perché per un atleta tra poco a livello internazionale cominceranno i veri tornei di qualificazione, quindi stiamo facendo le rifiniture per poi buttarci nella mischia e strappare questa qualificazione. Quindi Elenia Scapin non si è mai staccato un attimo dal tatami? Beh, diciamo che c'è stato un buon periodo di riflessione, quantomeno da un punto di vista di livello. Finita la carriera di Pechino sono stata dismessa dal gruppo sportivo e ho fatto servizio presso l'aeroporto di pratica di mare come finanziere, ma nello stesso tempo comunque coltivato la passione cominciando a insegnare ai bambini. Dopodiché due anni fa è nata questa ennesima grande occasione che ho colto al volo di rientrare come tecnico delle Fiamme Gialle ed eccomi qua. Ecco il judo, parliamo di judo maschile e femminile tra l'altro in questa manifestazione, il judo italiano che ha una grande tradizione rinverdirà la sua tradizione a Tokyo? Assolutamente sì, la stiamo preparando con grande cura, il maestro direttore tecnico Kiyoshi Murakami conosce bene l'ambiente, anche quello che andremo ad affrontare, quindi speriamo in bene, tanto poi sappiamo, è una giornata particolare quella, intanto noi lavoriamo, poi si vedrà là. Siamo giunti quindi alle fasi finali di questa prima giornata del torneo internazionale, del trofeo internazionale di judo organizzato dallo Yamashita Judo Club Giano dell'Umbria qui al Pala Tennis Tavolo di Terni.
una delle vedette di questa giornata, Elios Manzi, che ha vinto nella categoria 66 kg, è campione italiano, uno dei atleti più quotati, uno degli atleti su cui vengono riposte le speranze per quanto riguarda Tokyo 2020, che si sta sempre più avvicinando. Sì, sono contento di aver partecipato a questa gara, che per me era una gara di passaggio, ma non per questo meno importante, perché vengo da un periodo non troppo felice dove ho avuto parecchi infortuni e sono dovuto stare fermo molto, quindi questa gara era ottima per ricominciare a recuperare la forma. Ecco, tu il judo in pratica è stata un po' la tua vita fino adesso. Sì, ho incominciato da bambino a 7 anni e da quel momento diciamo che non ho mai smesso. Adesso sono diventato pure professionista, quindi è diventato anche il mio lavoro e più di questo non potevo chiedere. Difatti è tesserato, Elios è tesserato con le fiamme gialle, allenato da Elenia Scapine, che abbiamo sentito poc'anzi. Per arrivare alle Olimpiadi cosa ti manca adesso? Ancora è presto, nel senso sono pure passato di categoria, questo è un salto importante che ho deciso di fare, però è una decisione di cui sono pienamente consapevole. Sicuramente lavorerò con tutto lo staff tecnico delle Fiamme Gialle e della Nazionale per arrivare agli appuntamenti più importanti al meglio e per cercare di racimolare i punti che servono nella ranking per andare a fare le Olimpiadi. Appunto, difatti per il judo, come per tante altre discipline sportive, le Olimpiadi ci si arriva anche attraverso, diciamo, delle gare di qualificazione, no? Dove ovviamente lì si fa la selezione. Sì, c'è un circuito internazionale in cui vengono appunto vengono tutti gli atleti da tutte le parti del mondo. Praticamente i primi 18 maschi e le prime 18 femmine di ogni categoria si qualificano per Rio, per Tokyo. Quindi forza e forza Elios Manzi. Di dove sei tu? Siciliano. Sicilia. Provincia di Messina. Provincia di Messina.
Ci troviamo qui alla piscina Pellini di Perugia per i campionati regionali di nuoto sincronizzato. Allora partiamo di solito con i tecnici, con i dirigenti, no, partiamo invece con un giudice di gara perché ci spiega magari un po' le dinamiche, no, che portano alle classifiche, visto che questo è uno sport dove ovviamente credo che vengono premiate parecchie cose. Allora, Anna Teresa Martella ci spiega un po' il lavoro che state facendo oggi durante queste gare. Ok, il discorso è un po' complesso, cercherò di essere sintetica. Oggi abbiamo fatto una gara divisa in varie categorie che in base all'età, quindi di nascita, l'anno di nascita è importante. Ci sono varie categorie, dalle giovanissime, esordienti B, esordienti A, ragazze, junior, eccetera. Ogni categoria ha degli elementi obbligati che deve fare durante l'esercizio e sono quelli che, come dire, costruiscono il voto. E spiegarveli tutti è un po' complesso, posso dire che il modo di presentazione delle ragazze, l'altezza della rana verticale, come si presentano, la gamba tesa, l'altezza della verticale, sono tante le voci che compongono un voto. I giudici che sono in sedia, in base alla categoria, sanno cosa devono giudicare. Abbiamo un metro di misura che va da 0 a 10, quindi l'eccellenza ovviamente è 10, e sulla base di questo non ci sono limiti per le votazioni. Una bimba di categoria C può prendere il massimo dei voti. Se l'esercizio è perfetto, il voto lo prende. Quindi l'età non conta? L'età non conta, e conta la bravura della ragazza. Ci sono anni e anni però di studio, questo è, voglio dire, non è uno sport semplice, si matura proprio con l'età. E non ci sono limiti, ma ci vuole anni e anni e ore, sacrificio e dedizione per questo sport. Ecco, lei come è diventata giudice del singolo? Ma per passione, vedendolo in televisione, è una cosa molto bella, e mi sono avvicinata tanti anni fa, ho fatto un corso che è previsto dalla Federazione Italiana e poi piano piano le prime gare, ormai sono tanti anni. Per quanto riguarda la Federazione Nuoto Regionale, Patricia Lattanzi, chiamiamola così, la coordinatrice, con lei che soprassiede ai lavori appunto organizzativi delle varie manifestazioni. Questo è un campionato regionale visto per tutte le età, no? Mi pare che partecipano le bambine da piccoline fino alle più grandi. Intanto facciamo un po' il punto sul movimento del nuoto sincronizzato in Umbria. Allora, questa è praticamente la terza edizione regionale che ho coordinato e che quindi si sta sviluppando. Siamo contenti perché è un movimento che sta crescendo e sono 3 anni che finalmente riusciamo nella nostra regione a fare delle gare regionali di questa disciplina del nuoto sincronizzato, cosa che fino a qualche anno fa non si riusciva a fare perché eravamo poche società. E oggi il movimento conta 5 società in Umbria che hanno quindi un bacino, insomma, di atlete, devo dire, più che discreto, che vanno da bambine di 6 anni fino a ragazze di 17-18 anni. Ecco, quindi tra l'altro, come tanti sport, anche il nuoto sincronizzato lo vediamo alle Olimpiadi, a qualche campionato del mondo, che ne so, non ha una grande visibilità, eppure chiaramente, come specialmente gli sport acquatici, ha un fascino, ci vuole anche una predisposizione, però credo che attragga anche parecchio se magari proposto nella maniera giusta. Sì, sicuramente ha una grande attrattiva perché è una forma artistica che coinvolge musica, danza, e quindi ovviamente non è solo un discorso tecnico ma è anche un discorso visivo, bello, insomma, da vedere ovviamente. E noi in questo momento stiamo facendo crescere una realtà che è propaganda, non parliamo, diciamo, di agonismo, che richiede ovviamente un impegno molto più importante. Il settore propaganda siamo riusciti finalmente a farlo crescere perché da un punto di vista della richiesta dell'impegno da parte degli atleti e dei genitori si tratta di 2-3 allenamenti a settimana, non di più. L'agonismo presuppone ovviamente cose molto più impegnative, si parla già di un allenamento tutti i giorni, ma ci siamo resi conto che questo aspetto della propaganda che la FIN a livello nazionale ormai sta promuovendo da tanti anni
è stata un po' la carta vincente per aprire le porte a questa disciplina, così un po' di nicchia nel mondo natatorio. Sicuramente l'aspetto propaganda l'ha resa più visibile, perché meno impegnativa sia per i genitori che per le atlete che per gli stessi club, perché è un discorso anche di spazi acqua da rendere disponibili. Certo, anche sì, beh, questo è sempre un po' un problema, questo degli spazi. È un po', vedo attraversando un po' il mondo dello sport in generale, c'è in quasi tutte le discipline sportive, soprattutto nel nuoto appunto. Credo che a livello nazionale però cominciamo, l'Italia ha anche delle buone atlete, no? Assolutamente, assolutamente, finalmente anche a livello italiano stiamo raggiungendo sicuramente dei livelli importanti, non per ultimo l'ultima importante manifestazione che ha visto salire a podio il duo misto maschio e femmina, che è una cosa nuova che si sta proponendo adesso appunto anche a livello mondiale, e la coppia italiana è risultata una coppia vincente. Questo sicuramente ha reso, da un punto di vista di visibilità, sicuramente qualcosa di più visibile anche a un pubblico che probabilmente il sincro ancora oggi non sa che cos'è. Certo, no, io dicevo questo, noi questo è uno sport diciamo prettamente femminile, quindi l'invasione maschile come è stata, è positiva? Allora, in realtà è sicuramente una cosa, una novità, una cosa nuova, però è vero che è stato sempre, è uno sport prettamente femminile, però sicuramente questa apertura anche al mondo maschile, perché poi se ci pensiamo da un punto di vista della coppia, perché qui più che di squadre parliamo di coppia mista, quindi maschio-femmina, è una cosa che in altri sport è normalissima, se pensiamo al pattinaggio per esempio, no? Quindi perché no nel sincro? Sicuramente, cioè, la prospettiva a livello sicuramente anche federale è quella che si possa aprire anche alla possibilità ai maschi di poter apprezzare questo sport. È comunque una disciplina che potrebbe assolutamente aprirsi anche a loro, insomma. Ecco, un'ultima cosa, in Umbria nel complesso diciamo quanti, diciamo, ragazzine e ragazze in questo momento praticano questo sport? Allora, noi già in questa manifestazione siamo intorno alle 150, non sono neanche poi tutte perché qualche assente c'è sempre, ma sicuramente siamo tra le 150 e 160 atlete che, insomma, che stanno qua nella regione. Quindi poi parliamo della gara di oggi, in realtà come movimento in generale, perché ci sono anche bambine che adesso hanno iniziato quest'anno o da 2 anni che ancora non approcciano la gara, quindi se mettiamo anche proprio questa realtà, secondo me saliamo intorno alle 200-250. La presenza di Mario Provvidenza a questi campionati regionali, che come ci diceva prima la coordinatrice Patricia Lattanzi, rivestono soprattutto un momento di promozione, di propaganda per questa disciplina sportiva che appunto è il nuoto sincronizzato, però già ci sono numeri importanti, interessanti in regione, quindi nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato, Mario. Sì, noi stiamo cercando di approfondire un pochino la tradizione di altre, anche queste discipline più recenti, il sincronizzato in particolare è molto difficile, però stiamo riuscendo a coinvolgere tutte e due le province. Adesso siamo arrivati a 4 società partecipanti, ci aspettiamo però una progressiva adesione anche del nord regione, Città di Castello e di Terni, con una seconda società. Quindi io penso che nel giro del prossimo anno raggiungeremo 6 società che parteciperanno ai campionati regionali. Ecco, oltre ai campionati regionali è prevista anche qualche altra iniziativa? Diciamo che sono previsti degli incontri interregionali per tradizione fra Umbria Marche e Umbria Lazio. Noi prima non riuscivamo appunto ad avere il numero minimo di società per fare il campionato regionale e ci siamo appoggiati a queste regioni limitrofe, e quindi è rimasta questa amicizia, questa tradizione nel sincro con queste regioni, e quindi facciamo degli scambi con queste altre società limitrofe. Poi ci sono gli appuntamenti nazionali. Paolo Riccini, presidente della Libertas Rarinantes Perugia, più che presidente diciamo colui che nel nuoto a Perugia con questa società ha compiuto varie tappe partendo qualche annetto fa.
Però Paolo, oggi c'è uno sport, diciamo, per noi abbastanza giovane, che è questo del sincronizzato. La Libertas sta avendo una grande tradizione nella pallanuoto e nel nuoto, insomma, un lavoro negli anni che comunque non è regredito, anzi sta portando anche dei grossi risultati, al di là anche di quelli partecipativi e del lavoro che svolgete qui a Perugia tutti i giorni. Allora, noi nel sincronizzato ci siamo da sempre. Quando io nel 90 feci la fusione Libertas con Rarinantes, uno dei motivi è che mi intrigava anche il sincronizzato, e quindi ben venga. Stiamo dando fondo a tutte le nostre energie perché l'attività cresca, ma non solo nella nostra città, in tutta l'Umbria. Questo, che lo possiamo considerare un campionato regionale, abbiamo due società di Perugia, Libertas e Grifus, e una di Terni, il Noto Club, e l'Azzurra di Santa Maria degli Angeli. E noi abbiamo la volontà, l'ambizione di aumentare le società che praticano questo sport, perché tu hai visto la prima fase di questa manifestazione, sono bambine che magari non gli dai un soldo di fiducia, però in acqua sono capaci di prestazioni agonistiche, di prestazioni artistiche di grande rilievo, quindi io mi emoziono sempre. Ecco, ha fatto il punto appunto sul nuoto sincronizzato, spaziamo un po' la pallanuoto, anche se quest'anno il campionato di Serie B è un po' in difficoltà, ma non è in difficoltà il movimento della pallanuoto, perché Perugia ha un settore giovanile fortissimo, tra l'altro con l'Under 17 gioca in Serie A, e vabbè, insomma, poi disputare un campionato di Serie B già nella pallanuoto è molto molto complicato. E guarda, sto aspettando notizie da Monza per i ragazzi della serie dell'Under 17A, dove siamo messi bene, quindi rappresentiamo la Libertas Rarinantes al massimo. Per la Serie B abbiamo scontato un po' il fatto che è una squadra molto giovane, ci abbiamo 2002-2003, quindi a cospetto di atleti di una certa età, di un certo passato, c'è quel timore reverenziale che non gli fa fare come dice Allegri, quel centimetro in più per essere alla loro altezza. Abbiamo perso diverse partite per un gol di scarto, partite che abbiamo rischiato di vincere perché eravamo avanti, situazioni che non abbiamo gestito con l'esperienza dovuta e le abbiamo perse. Però sabato scorso abbiamo vinto, ieri no, e abbiamo due partite che dobbiamo vincere.